Caccia intorni sempre sulle tracce della passione e la passione questa mattina ci ha portato a visitare l'allevamento di Pierluigi Sorsoli, allevamento di setter inglesi affiliato Enci e qui lo vediamo con un cucciolo perché? Perché questa puntata la vogliamo particolarmente dedicare ai cuccioli dandovi anche magari qualche consiglio su come sceglierlo, su come allevarlo, su come allenarlo. Pierluigi, qui abbiamo una bella cucciolata. Ma bella cucciolata diciamo di sì, come numero un po' meno perché sono quattro solo, comunque quello che arriva arriva, è sempre una sorpresa. La natura è questa. È è questa. Questi hanno 65 giorni, eh, sono cuccioli che ormai abbiamo tolto la mamma, perché la mamma bisogna lasciargliela fino ai 60 giorni, al di là diciamo che il cucciolo deve rimanere con la mamma anche per un obbligo a livello burocratico di enci, di cinofilia con la mamma fino ai 60 giorni. Dopo graduatamente, anche se si comincia a 45-50 giorni a toglierla perché c'è un problema anche di rapporto cucciolo-mamma che anche loro poi diventano un po' irruenti a livello di gioco, a livello di morsi sulle mammelle, allora le, le mamme cominciano a stancarsi, allora bisogna sollevarle un attimo. Detto questo, i cuccioli non possono mai essere ceduti prima dei 60 giorni, come dicevo, questi ne hanno 65. Eh, tre sono già prenotati uno me lo terro qua anch'io perché la cucciolata io la faccio sempre con l'intento di, di far qualcosa di bello e ci credo e magari me ne guardo uno anch'io poi qui in allevamento hai anche la fattrice le sì, 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 la fattrice è qui l'ho spostata un po più avanti per, non, per fare in modo che i cuccioli non stiano lì a sbavare perché se la vedono di là dalla rete eh, eh, le altre, gli altri quattro cuccioli là in fondo che vedremo sono due di una cucciolata e due di un'altra, sono, un sono già un po' più grossini, hanno sugli 85 giorni e lì le mamme le ho tolte completamente perché io ho un appoggio col mio amico storico di caccia dove mi tiene lì le femmine e a rotazione quando una la voglio coprire la copro e la tengo in canile quando una ha finito la cucciolata gliela riporto. L'addestramento comincia da quando? Ma l'addestramento del cucciolo, diciamo, io dico sempre fino a 4-5 mesi i cuccioli bisogna lasciarli giocare. Io questi qua per esempio non sono mai usciti di lì perché gli manca ancora un vaccino di richiamo e non li voglio far andare neanche sul terreno. Ecco, ci sono anche degli obblighi sanitari nei primi sì, giorni, nei sì. primi mesi? Allora io mi muovo in questo modo. Faccio già una prima sverminazione quando hanno 20 giorni i cuccioli, con dei prodotti liquidi ovviamente come vermifugo. Poi gliela rifaccio dopo altri 20 giorni, gli si fa un primo vaccino leggero, pappi cosiddetto, poi sui 60 gli si fa il vaccino vero e proprio, gli rimane il terzo vaccino, che se il cane rimane qui da me fino a 80-90 giorni glielo completerò io. Se invece il proprietario lo ritira ci si, pensa, lui a, ci pensa a lui a richiamo, io ovviamente gli faccio un Vademecum con tutto quello che è stato fatto. Che, al di là che c'è il suo libretto sanitario cioè. a bordo, però mi piace fargli un Vademecum mio dove dico io gli sto dando questo tipo di mangime. Avrei piacere se tu prosegui o quantomeno glielo cambierai graduatamente primo, poi ti consiglierei fra 10-15 giorni di sverminarlo ancora perché il cucciolo quando lo porti via dal suo posto, dal canile dove è nato, dalla mamma, magari è a posto, per lui comunque diventa sempre uno stress cambiare casa e lo stress magari lo porta anche a avere dei problemi o a buttare fuori se ha qualche, qualche verme, qualche parassita e tutto. Quindi ci vuole un approccio abbastanza delicato? Eh, Dopo se senza io, forzarlo, io sarò fissato, però quando uno mi prenota il cucciolo, vengo a prendere il cucciolo bene, vengo domani sera. No, no, tu vieni domani mattina perché il cane almeno ha una giornata davanti, capisce dov'è, col chiaro si muove, fa confidenza con l'ambiente, si stanca un po' e magari la sera evitiamo che faccia tutta la notte piangendo. Ecco. Sì, 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 certo. Invece per quanto riguarda il microchip, lo, lo si mette da quando? No, il microchip bisogna metterlo ancora il primo mese di vita. Subito? Sì. E io mi appoggio a un veterinario che mi fa servizio sul posto, perché io preferisco non spostare i cuccioli, perché meno si portano in giro meglio è, soprattutto anche negli ambulatori. Non voglio dire che gli ambulatori non sono sterilizzati, non sono puliti, però già solo nella sala d'attesa vanno a contatto magari anche esatto, con altri. I cani, cani che vanno, vengono, sono ammalati e, cioè, e lì non ci scappi. No, no, è meglio farlo in allevamento. È meglio tenerli in allevamento. Vedi, sono restiti e uscire perché non li ho mai fatti uscire. Allora, per Luigi, questa sono due cucciolate diverse, hanno circa 80 giorni. Sì, 80-85 giorni, sono due e due, diciamo, mm. eh, rimast, no, rimasti, di due cucciolate diverse. Mm. Dico rimasti perché che non è neanche la parola giusta, perché questa femmina è stata ceduta a un ragazzo che però la vuole a dieci mesi perché il, il suo lavoro purtroppo lo porta a non avere tempo e dunque vuole un mio aiuto per avviargliela un attimino. Il bianco arancio e anche l'altro maschio li ho trattenuti apposta perché ho promesso a un italiano che vive in Canada di mandargli un cane buono e voglio far bella figura, me lo guardo e questo autunno decido quale mandargli. Sicuramente spero che siano tutti e due buoni, però voglio dargli il meglio. ecco. Buon. Già da questa età, già sugli 85 giorni, si capisce, si può capire qual è l'indole del cane. Ecco, io prima vi ho fatto una premessa, vi ho detto che i cani non li faccio uscire per un problema di, di, di vaccinazioni finché non sono completi. Voi oggi siete venuti a trovarmi, vi garantisco che è la prima volta che gli apro il cancelletto sì. e di fatti avete visto un attimo la titubanza a uscire. Erano un pochino resti. Esatto. Non perché i cani hanno dei problemi, ma perché è la prima volta che vedono l'erba. Certo. Difatti guardate come la stanno curando, la mangiano, la strappano, però già dopo un attimo vedete che c'è una certa nevrilità, una certa vaccina. Cominciano a prendere spazio. Che, eh, quando uno guarda i cuccioli come stiamo guardando noi, questo vale per qualsiasi allevamento. Eh, parliamo sempre di cani, diciamo da ferma, da caccia. Eh, quello che posso dire io, uno che va a vedere dei cuccioli come noi adesso in questo caso, la cosa che deve guardare è l'intraprendenza. Quello un po' più sfacciato, quello che non cura gli altri, se ne va per i fatti suoi, ha voglia di esplorare. Eh, e lì vedi già che il carattere c'è, che per un domani, per un discorso anche venatorio. Avremo un cane che non ha difficoltà a affrontare i terreni, a affrontare certe situazioni. Supera le paure. Io vedo sempre che quando viene qualcuno a scegliere il cucciolo tutti puntano al bello. Mm. <ride> Anzi, anch'io vorrei vorrei sempre il bello e il bravo, eh, sì. però c'è anche un discorso da fare. Se io voglio un cane da lavoro metto in primis il lavoro. Dopo se è anche un bel cane ben venga, però non sto lì a soffermarmi perché ha solo una pezzatura su un occhio, non è bilanciato con le macchie, ha la macchia in fondo, la macchia in parte. Mentre tanti il primo approccio guarda subito il più bello. Certo, bisogna poi guardare comunque anche le caratteristiche ecco. morfologiche. Comunque, una volta che uno ha localizzato il cucciolo che gli piace se lo porta a casa per me la miglior cosa che uno deve fare è innanzitutto avere la documentazione di quello che è stato fatto al cucciolo a livello sanitario secondo sapere che alimentazione ha avuto fino ad ora sì. per poi proseguire o quantomeno se vogliamo sostituirla perché abbiamo più fiducia di un altro tipo di alimentazione cambiargliela gradualmente per non creargli degli scompensi intestinali. Poi il cucciolo a casa a questa età deve solo giocare. Se uno vuole, può cominciare. Magari io consiglio sempre uno straccetto annodato, buttaglielo e richiamarlo per cominciare a fargli fare un po' di riporto. Quando il cane viene diretto dagli magari un, un premio che può essere un pezzettino di prosciutto, che può essere qualcosa di cui lui è goloso. Mm. Ecco. Quindi c'è un premio per eh, riuscire a, a interagire col cane. Certo, che poi lui automaticamente eh, viene da te perché sa che viene premiato e ha fatto bene, perché la tendenza del cucciolo quando ha in bocca qualcosa se lo vuole portare via lui. Diventa possessivo, difatti, io vedo anche quando si comincia una fase un po' più professionale col fucile: il primo animale che gli ammazzi, il cane, sicuramente lo prende e se ne va. Ma c'è un addestramento particolare sullo sparo? Cioè, per non traumatizzarlo la prima volta che sente il fucile sparare. Allora, l'addestramento sullo sparo, bisogna andarci con cautela. Sempre, primo, bisogna capire il soggetto che abbiamo. Se caratterialmente è un cane molto sfacciato, molto strafottente, che non gliene frega nulla, se invece è un po' più delicato, lo vediamo magari un po' più attento a quello che succede, a rumori strani, allora lì bisogna andarci un po' con cautela. Andarci con cautela, cosa vuol dire? che bisogna, magari il lavoro, io quando faccio il primo approccio col fucile mi faccio sempre aiutare da un amico. Io seguo il cucciolo, quando il cucciolo che ormai avrà già 6, 7, 8 mesi dipende, vedo che sa già il fatto suo, che ha voglia di cercare, che ferma, lo portiamo sull'animale, il cane ferma, io tengo monitorato il cane. L'amico è già pronto lui col fucile, magari un po' spostato, e io sono sul cane. Quando parte l'animale, che vedo che il cucciolo lo rincorre con avidità, gli lascio fare quei 20 metri, tiro utile, e poi quando dico dai, pam! Arrivava deve essere una fucilata precisa, in modo che il cane è concentrato a rincorrere l'animale, sente il pam! Quello più delicato si potrà anche fermare mai nel sentire il pan, però lo vede cadere e Bram lo e prende. Va a Dopo qualche lezione di questo genere voi vedrete che il cane come sente PAM va verso il PAM, perché associa il PAM con l'animale che cade. Una domanda che mi sorge un pochino spontanea quando si fanno quelle gare diciamo, del Sant'Uberto, sì. dove il cane deve rimanere fermo, eh, lì subentra un addestramento diverso, particolare ancora. Ecco, la Sant'Uberto io la frequento. Eh, lo, so. lo sapete perché ci siamo incontrati ancora nei campi di prova. Lì c'è una preparazione diciamo, che eticamente parlando è come dovrebbero fare i cacciatori. Sì. A Sant'Uberto ritengo che sia la prova più completa per un cane da caccia e anche per il suo proprietario. Perché c'è un'educazione del cane. Prima di tutto, quando si maneggia l'arma, il cane è seduto. Mentre invece la maggior parte dei cacciatori, i cani che ti saltano addosso, un, tutto un... Una cosa che è anche giurano, pericolosa, certo, anche pericolosa sì. perché tu hai un fucile magari l'hai caricato, il cane ti salta addosso ti parte una fucilata, è un problema. Invece cane educato, si siede, prepariamo il nostro fucile, siamo pronti, si parte. Poi una volta che viene fatto tutta l'azione di caccia, anche l'abbattimento, il cane deve essere un riportatore nato senza portarlo, deve andare lui sull'animale, ritornare. Col selvatico seduto, darti l'animale, star lì tranquillo mentre tu fai tutte le operazioni del caso, cioè l'incarnieramento, il fucile a posto vuoto. E quindi spalla. mi sembra di capire cioè che per la caccia normale, tradizionale c'è un tipo di addestramento, per il Sant'Uberto si sale di livello. Allora, il Sant'Uberto non è nient'altro che un'azione di caccia vera e propria, solo che è un po' più raffinata. Sì. Fine. Tutto lì, tutto lì. Io quando mi portano un cane cacciatori, eh, ne ho uno anche adesso sul furgone che è arrivato lunedì da prepararglielo, un cane già di 15 mesi che io ho visto sul terreno, un cane già che lavora bene, si dà da fare, però gli mancano tutte le basi. Le basi cosa sono? Che io quando scendo dalla macchina o dal furgone, eh, tu devi stare lì con me, farai i tuoi bisogni, girerai, farai quello che vuoi, però devi stare lì attorno a me. Se cioè non deve prendere e partire. No, ecco. Io nel frattempo mi metto gli scarponi, gli stivali, quello che mi serve, preparo il mio fucile, poi ti leggo, andiamo sul terreno di caccia. Mentre invece io vedo cacciatori, anche mi è capitato in zone di riserva di dove si va a caccia con animali messi così. Che scendono dalla macchina, aprono la gabbia e il cane è già in giro che fa volare fagiani eh, o starne. Lì, dopo il cane va un po' nel pallone. È un problema di educazione. Problema è un problema di educazione. Bisogna partire da lì: il famoso addestramento di cortile, che nessuno fa. In questo caso noi stiamo vedendo queste due cucciolate, questi quattro cuccioli adesso che prendono contatto e confidenza per la prima volta con il terreno. Da qui è quando si potrà cominciare poi a dire li porto su un terreno, comincio ad abituarli all'attività venatoria. Io generalmente prima dei cinque mesi non li porto fuori. Però il primo contatto è già questo e già qui ecco, si capisce. Io qua, siccome... Ci sono mattino, sera. Oggi, purtroppo, abbiamo trovato una brutta giornata. Altrimenti, col bel sole, si possono lasciare su questo terreno. Già loro qua cominciano. Mm. Difatti, se, se notiamo, due sono, sono qua, due chissà dove sono andati. In un attimo, abbiamo già preso padronanza. È questo che fa alzare diciamo, l'esperienza del cucciolo: la padronanza del terreno. La prima padronanza io la faccio qua, qua. Gira e gira sono circa 3000 metri, dunque. Hanno spazio! Quando poi un cucciolo di 80-90 giorni prenderà, andrà a finirla in fondo, dove c'è il cancello, che sono 150 metri, comincio già a capire che è un cucciolo che va. Sì. Poi, quando sarà più strutturato, sui 4-5 mesi, cominceremo a metterlo sul furgone o sulla macchina, se uno ha la macchina e portarlo in campagna o in collina dove uno decide di fare la caccia, per fargli conoscere innanzitutto il tipo di terreno, perché dobbiamo anche pensare a una cosa, che i cani hanno un sistema visivo che non è uguale al nostro, non vedono tutti i colori come noi, ce ne sarebbe da dire. Dunque anche a chi vuole cacciare nel bosco, deve farlo abituare nel bosco perché sennò per lui sono tutte barriere certo se uno non lo porta ancora da giovane cani, ne vediamo di cani che hanno fatto fino a due anni sempre in campagna, terreni aperti bei cani, galoppatori, stilisti come li portiamo dove c'è appena qualche boschetto qualche ansa, qualche barriera sono in naturale sono in difficoltà continuano a girare lì non sa... per loro è come un recinto certo e quindi qui fa parte tutto di un metodo di, un di addestramento. Metodo di addestrare, di avviare più che addestrare. È più un avviare. Perché l'addestramento vero è proprio quando poi bisogna andarci seriamente si arriva sempre sui due anni. Perché io dico sempre, 24 mesi ragazzi siamo ancora nella categoria giovani. Sì. E dunque i cani bisogna trattarli da giovani. Tanti. Si entusiasmano che hanno un cane, magari di 7-8 mesi, che già fa grandi cose naturali e poi vi spiegherò perché vi dico questo aneddoto. Voglio riallacciarmi quando andiamo di là: di avere in mano il fenomeno e cominciano già a fargli fare delle cose che sono al di sopra della sua portata, perché loro ti fanno vedere delle grandi cose perché sono naturali. E io sostengo che il grande cane nasce grande cane. Pierluigi ha preso in mano adesso questo setter inglese, un cucciolo biancarancio, che è un setter particolare. Perché Pierluigi? Particolare. Diciamo che dopo aver parlato di quel che è il primo colpo d'occhio sul carattere dei cuccioli, io avevo accennato al fatto che uno ovviamente vorrebbe il cucciolo anche bello, non solo bravo. Questo per esempio è un bel biancarancio e vi faccio notare anche una cosa, perché un bianco arancio innanzitutto evidenzia un bel tartufo scuro, un bell'occhio scuro ben cerchiato, senza depimenti. Questo è nato addirittura che era tutto bianco e ricordiamoci sempre che il pregio del mantello del setter inglese è il bianco moschettato. Questo è un bianco moschettato arancio. Dopo ovviamente gli si sono scurite un po' di più le orecchie però rimarrà sempre un mantello di pregio. Oserei dire che anche come struttura, come ossatura, questo è un bel cane. Adesso purtroppo lo vediamo qua un po' bagnato perché oggi la giornata non ci aiuta, poi li abbiamo lasciati fuori nell'erba, però si è divertito a giocare. Come dico sempre io non nascondo nulla. Chi ha visto la nostra precedente puntata di un anno fa dell'addestramento sul campo, io dico non nascondo nulla. L'allevamento è questo, i cani sono questi, non è che perché oggi siete venuti a trovarmi gli abbiamo messo il borotalco, tutte le cose, è così. Come si chiama? Questo si chiama Ben Hur. Ben -ur. eh, un nome importante. Un nome importante, eh, qui, eh... perché quest'anno abbiamo la lettera B, non perché è il secondo anno che facciamo i cuccioli, no, no. Eh? perché abbiamo già finito un alfabeto. No. <ride> L'alfabeto si è consumato e si riparte da capo. Speriamo di no, finirne no. un'altra, di di tabella d'alfabeto è bellissimo davvero. No, questo è un bel cane. Ma non è detto che deve essere per forza il genitore un bianco arancio? No, questo infatti è nato da due cani bianco neri. Però il papà, che lo vedremo dopo, viene da una cucciolata dove c'erano dentro anche dei fratelli bianco arancio. Dunque, la genetica si è trasmessa, il DNA. Se noi vogliamo fissare il bianco arancio dovremmo andare avanti a copiare maschio e femmina bianco arancio perché è lì che noi avremo solo il bianco arancio con i bianco neri o i tricolori può arrivare di tutto può arrivare il bianco nero il bianco arancio il tricolore questo è davvero un bel soggetto io ritengo di sì dopo parliamo sempre di cani da lavoro che però si cerca anche di, di dargli un'impronta di, di bella morfologia. Ma quando abbiamo visto prima questi cuccioli che giravano sul campo, che prendevano confidenza col terreno, già eh, si nota qualcosa dove prevale il carattere di uno sull'altro, eh, c'è una certa dominanza. Infatti prima abbiamo anche notato, per esempio, proprio lui, che aveva sottomesso l'altro maschio, quello bianco-nero, chiaro. L'aveva sottomesso e quell'altro si è fermato, come a dire: Va bene, comandi tu. Lì abbiamo già capito che lui è un predominante: che poi anche quando uno sceglie un cucciolo, non è detto che per lui va bene quello lì predominante, perché tante volte il cane di grande carattere deve avere anche il proprietario. Quali sono caratteri? le tre cose principali che uno deve sapere prima di scegliere un cucciolo? Cioè, come fare a sceglierlo? Lui deve capire innanzitutto farsi un esame di coscienza lui il proprietario, di dire io sono un cacciatore di questo livello. Sono camminatore, non sono camminatore, mi piace andare in riserva alla caccia facile, mi piace andare in zona alpi, mi piace andare. Una volta che uno si è definito deve avere il cane che va bene per lui, perché se io sono un cacciatore, magari di corporatura pesante, cammino poco, eh, caccio poco e, e su terreni facili mi serve anche un cane più tranquillo. Se io comincio ad avere un cane di grande potenza fisica e atletica, con temperamento predominante, va a finire che è lui che comanda. È sacrificato poi e' sacrificato. E quando andrò solo. sul terreno io rimango qua e il cane caccia da solo. Eh, sì. Ceduto. Ecco che Pierluigi ci ceduto. ha portato quest'altro setter inglese, questo è un cane adulto. No, questo ha 13 mesi. Allora, questo cane è nato da me, è uscito da questo recinto all'età di quei cuccioli. È stato ceduto a un ragazzo che lui, onestamente, mi ha detto, guarda, io ho sempre cacciato gli uccelli. Ma purtroppo ormai oggi sparare agli uccelli è diventato come andare a rapinare la banca. Un problema. Un problema. Voglio, ci fermiamo qui. Voglio cacciare col cane. Mi hanno consigliato di venire da lei. Bene, ringrazio. Gli ho dato questo cane. Però al di là di cedere il cane a 70-80 giorni, 60, quello che è. Il mio rapporto eh, comincia lì con la persona, non che finisce. A differenza magari di qualcuno visto, piaciuto, ho preso i soldi, magari no, comincia lì. Io voglio che mi tengano al corrente, che magari mi documentano anche con qualche foto, con qualche video, che mi chiamino se hanno bisogno di un consiglio. Questo ragazzo non sapeva come muoversi, gli ho detto: Ascolta un po', adesso il cane tu portalo in giro. Lui l'ha portato anche a caccia già a 7-8 mesi quest'inverno e se vogliamo dirla tutta ha preso anche quattro beccacce che dopo gliele abbia fermate sì e no quello non lo so lo saprà lui mm. però è arrivato poi il momento che il cane sta prendendo piede sta prendendo confidenza col terreno e anche la col struttura, selvatico anche. il selvatico, cominciava a esagerare anche sulle prestazioni e il ragazzo mi ha detto guarda Preferisco, se mi aiuti lo porti un po' tu così gli insegni un po' di ubbidienza e è quello che sto facendo. Perché un consiglio che io vorrei dare, siccome i cacciatori hanno tut, quasi tutti la mentalità di dire Osti, ho il cane di 8-10 anni, gli metto dietro il giovane così lo rimpiazzo. È un errore. Sbagliatissimo per me, eh? Ciò cioè non toglie che quello che dico io non è un Vangelo. No, no, questo è il tuo metodo. Lo Però fatto... l'esperienza mi porta che io preferisco prendere il cane giovane, portarlo fuori da solo, finché vedo che ha cominciato ad avere una bella padronanza. Padronanza cosa vuol dire? Nel muoversi, nell'andare a cercare gli animali, nel fermare, che sa il fatto suo. Potrà averlo a 8 mesi, come potrà averlo a 15 mesi, dipende dal soggetto. Quando capisco che il cane è padrone di se stesso, che è sicuro, lo affianco al cane adulto. Solo in quel caso va affiancato, lo sì, puoi affiancare. Perché? Comincerò a fargli capire anche un lavoro di consenso di copia con l'altro cane. Ecco, appunto eh, su questo discorso ti volevo chiedere se io esco con diciamo con questo soggetto che ha già un'impronta, un una certa esperienza, perché tu l'hai addestrato in un certo modo, esco a caccia con un mio amico che ha un cane che arriva da un addestramento completamente diverso, che magari se ne va in giro. Non c'è il rischio che questo cane acquisisca i difetti dell'altro? Allora. Ovviamente è consigliabile col cane giovane cacciare con un cane sicuro. Cane sicuro cosa vuol dire? È un cane fermatore che ormai è talmente concentrato sulla ferma che anche se il cane giovane gli buca un consenso che gli va davanti lui non si muove. Però a volte gli sbagli valgono di più delle cose fatte bene. Magari butterà via una volta la seconda, poi comincia a capire che quando quello là è fermo c'è l'animale, dunque sto attento. Terzo, se noi lo portiamo con un cane che invece fa il contrario. Che anche se ha un'età avanzata non è corretto a caccia. Magari ho il cagnino bravo giovane che lui ferma, mi aspetta, arriva questo, gli va dentro, carica. Va a finire che anche lui la prossima volta. Non, as sente non aspetta quell'altro, va lui a caricare, perché dice se no mi arriva quell'altro sì. vado io sul mio animale. Sono tutte cose... e poi lo sbaglio di portare il cane troppo giovane assieme a un cane bravo, io parlo di cani bravi, è che dopo il cane bravo sicuramente troverà di più di lui perché ha esperienza. Il cane giovane dopo diventa un gregario, esatto. si appoggia molto a lui. Con la lavora e lui va su di lui quando ha già trovato quell'altro. Per quello che io ho preannunciato, che prima bisogna che il cane sappia il fatto suo, che vada a cercare, che abbia la voglia di trovare. Dopo lo affianchiamo un altro cane. Qui abbiamo i maschi, tutti i campioni, i tuoi campioni. Campioni sulla carta o non carta, comunque, sono bravi. <ride> sì. Sì. <ride> sono bravi. Questo è il vecchio Niger che è poi anche il papà dei cuccioli più piccoli che abbiamo visto all'inizio. Il mitico Niger. Il mitico Niger che lui diciamo ormai non fa più agonismo, ma è qui anche perché io quando i cani smettono di correre non è che li abbandono, rimangono con me, anzi devo litigare con Cristina perché lei li vorrebbe portare a casa. Dunque, Tutti. va bene. Poi là abbiamo il più giovane di questo. Di questa fila di cani che però ha già cominciato a fare qualche risultato in prove di lavoro, che è sempre figlio di Niger. Qui chi mi conosce conosce anche lui, eh. che è Orazio, Orazio il famosissimo Orazio. Orazio, che mi sta facendo divertire ancora a caccia soprattutto. Questo potrei definirlo il figlio al prodigo. Perché è tornato domenica a casa sua. Questo è niente meno che il fratello di cuciolata dell'ultimo là in fondo. Perché figlio il prodigo? Perché, perché è stato ceduto a un amico. Sì. Contro un po' la volontà di Cristina, perché lei tutte le cuciolate sceglie un cucciolo, lo voleva tenere. Dopo, questo amico mi ha convinto, dallo a me, dallo a me gliel'abbiamo dato. Adesso lui ha cambiato un po' direzione o, o magari ha capito che coi cani è dura. Allora gli ho detto: no, no, il cane torna a casa, lo prendo io. E sono contento di averlo portato a casa perché questo ve lo faccio vedere volentieri. Perché questo. Saluto! Ehi, è bello vivace. Questo è un bel soggetto. Qua, nonostante la mia linea di lavoro è uscito un bellissimo cane. E adesso cominceremo a provarlo in riproduzione perché qua oltre che alla passione e alla caccia c'è anche una bella impronta morfologica. Quanto ha questo? Tre anni. Tre anni. Quindi è giovane anche lui. Sì. Ehi, vai dentro, vai dentro. Oh! 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 Ehi! Questo è il Tao, ne avevamo parlato un anno fa quando abbiamo fatto quella puntata sull'addestramento. Sì. E io avevo detto questo, il Cana è pronto, l'avevamo visto fare due punti, tutto, e infatti gli manca un risultato, poi diventa campione di lavoro. Spero che nel prossimo luglio che riprendono le prove di finirlo, così almeno siamo a posto. Anche questo a livello di risultati è al pari del TAO, gli manca un risultato. Speriamo di chiudere il cerchio anche con lui. Sicuramente lo chiuderai. Questo è Sorsolis Wallace. A livello agonistico è al pari del Tao, soprattutto come numero di risultati. E anche a lui gli, gli manca un risultato per rifinirlo e diventare campione italiano di lavoro. Che arriverà presto come risultato. Spero di sì, nella stagione qui, primavera estate, spero. E qui facciamo la conoscenza di chi? Questo è Ulac, il fratello pieno del figlio del prodigo che poi lui si chiama Ulk. Solito discorso della lettera dell'alfabeto. Della Questo qui me lo sono preso a cuore, è il mio cane da caccia, anche se ha tutte le caratteristiche per diventare un cane anche da prova. Però... Campione. Però quando io mi innamoro del mio cane da caccia diventa un fratello da caccia per me. Non me ne frega nulla di farlo vedere in giro o farlo valutare con tutto rispetto. Eh. Assolutamente. Me lo voglio godere io, insomma, ecco. Diventa un po' una cosa di morbosa, un po' una cosa anche di, 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 di gelosia, ecco. Allora, io ho visto, ho notato il tuo allevamento tutto bello pulito, in ordine. Sì. Ecco, la pulizia è una cosa essenziale in un allevamento sì. di cani, di setteri, in questo caso setteri inglesi. Eh, diventa importante perché? Diventa importante perché innanzitutto anche i cani, se li teniamo in un ambiente pulito, stanno, vivono meglio loro anche il pelo gli rimane più bello, soprattutto il setter che deve avere il pelo e secondariamente cerchiamo di tenerlo lontano più possibile dai batteri, dalle situazioni di, 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 di qualche contagio, sia a livello intestinale che a livello anche esterno come parassiti. E poi ho notato anche proprio per il benessere animale i box molto ampi eh, dove i cani si vedono a vista, eh, non ci sono ostacoli, insomma è un allevamento di quelli giusti, ma io ho cercato di creare una situazione dove i cani se c'è il sole prendono il sole, se hanno caldo vanno dentro all'ombra, eh, fanno quello che, che ritengono giusto. Io dico sempre che il cane anche se piove li lascio aperto io perché se ha voglia di bagnarsi lascio che si bagni, cioè non è che, che dobbiamo tenerli sotto la campana di vetro. Certo, certo. A questo punto non mi rimane che ringraziare. Pierluigi Sorsoli, Sorsoli, eh, l'allevamento eh, che abbiamo più volte mostrato in alcune fasi sia in addestramento che non in addestramento, oggi abbiamo voluto eh, fare il focus soprattutto su quello che è il discorso dei cuccioli. Un ringraziamento quindi a Pierluigi, un ringraziamento a voi amanti della cinofilia eh, che ci avete seguito, a chi va a caccia ovviamente, caccia dintorni sempre sulle tracce della passione.